Buongiorno a tutti. Io di solito parlo a voce alta, quindi potrei anche fare a meno del microfono che mi mette un, non so, va a scatti, quindi alla fine mi innervosisce un pochino, ecco. Bene, benvenuti a questa iniziativa importantissima per noi, ma anche per la città. E prima di tutto devo ringraziare Fabrizio Pace, dov'è? Il quale è stato gentilissimo e attentissimo, devo dire, a coinvolgere l'Accademia in questa iniziativa legata alla moda, perché se questa, diciamo, la moda è un problema che si è posto Fabrizio insieme agli altri presenti, a tutti coloro che oggi, diciamo, saranno presenti a questa iniziativa, sicuramente l'Accademia delle Arti ha un interesse particolare, diciamo, per questo argomento, perché è un campo che gli spetta di diritto, oserei dire, perché è un campo che tutte le accademie d'Italia hanno sviluppato negli anni. L'Accademia di Reggio Calabria è la prima volta dall'anno scorso che diciamo, si accinge ad attivare questo corso di progettazione della moda. Quindi quale migliore occasione di questa vetrina per presentare oggi il nostro corso di studio. Oggi è una giornata importantissima perché è presente uno stilista di fama internazionale, si fa modo poi di presentare, diciamo, tutto il suo percorso. E quindi la presenza, appunto, di questo grande stilista sicuramente potrà chiarirci qual è il ruolo di un artista, stilista. Io aggiungo artista perché anche prima, parlando con Anton Giulio, lui scindeva, diciamo, la parte artistica dall'arte, dal suo essere stilista. Dice: noi ci rifacciamo all'arte, però in realtà loro sono artisti. Io non scinderei in due campi. Uno stilista è un artista, la sua parte creativa è la parte preponderante poi di quella che è la loro ricerca. E quindi lui ci presenterà sicuramente qual è stato il suo percorso di un artista calabrese che si è collocato nel panorama internazionale, diciamo, in breve tempo, perché è giovanissimo. Sarà sicuramente, non voglio dirlo io, l'avranno detto altri, l'erede di Versace, probabilmente poi lo è già, e ce lo dimostrerà poi, diciamo, nel procedimento con i video che hanno apportato per illustrarci appunto la tua ricerca. Io parlo di ricerca perché io sono in accademia, ma è chiaro che dovrei parlare di collezioni, dovrei parlare di percorso, diciamo, di moda, non di ricerca artistica, ma le due cose insisto nel dire che si sovrappongono. Saranno presenti oggi anche la Presidente della Camera Nazionale Alessandra Giulivo, la quale voi conoscerete penso tutti perché si è adoperata negli anni nella presentazione di eventi legati alla moda, quale International Fashion Week, non lo ricordo, l'anno scorso c'è stato in onore di Versace, mi pare, e l'Accademia si è partecipato, diciamo, con un workshop, hanno realizzato dei ritratti appunto sulla figura del nostro stilista Gianni Versace, e diciamo c'è stato sin da allora già una partecipazione, una collaborazione tra Accademia e organizzazioni della moda, li chiamiamo così. Un'altra presenza importante che rappresenta la parte forse più artigianale, ma sicuramente parte importante e preponderante nel mondo della moda, è la presenza di una maestra, voglio chiamarla così, anche se oggi si chiama stilista, ma è una maestra della sartoria, una maestra dell'artigianato sartoriale, la signora Adriana Scopelliti, la quale ce lo racconterà poi lei nelle sue collezioni, perché anche lei ha fatto le collezioni di moda, ha colmato, diciamo, quelle lacune legate al disegno, alla progettazione, alla parte grafica, diciamo, e creativa dell'abito, le ha colmate col suo saper cucire, con l'uso dell'ago e del cartamodello. Quindi questo non significa che una sarta da sola può creare delle collezioni di moda, ma significa che quando c'è la creatività,
che la si esprima con la matita, con i colori, nella fase progettuale, o la si faccia anche direttamente nel fare, comunque la creatività viene fuori e dà valore all'operato del maestro, in questo caso, dello spirito nell'altro caso. E infine ci sarò io che vi presenterò, vedevo i nomi perché me li sono guardati, ci sarò io che presenterò, insomma, trarrò le conclusioni, diciamo, di questa giornata e presenterò questo nuovo corso di progettazione della moda, dal quale spero la città potrà trarne un servizio positivo. Perché? Perché noi abbiamo i nostri ragazzi che negli anni sono andati tutti al nord, sono rivolti a istituti di moda non statali che hanno dato sicuramente una formazione, ma probabilmente non hanno dato neanche dei titoli spendibili. E comunque perché andare fuori? Cioè, se noi in città possiamo offrire comunque questo servizio, possiamo garantire questa formazione, è importante che un'accademia in questo caso, ma anche un'università, offra questa possibilità agli studenti di formarsi nel proprio territorio, magari mantenendo il contatto con le proprie radici, e poi magari andare fuori per esprimere, per applicare queste conoscenze che acquisisce e collocarsi magari a livello nazionale o internazionale, ma con la produzione. Questo lo diremo dopo. Lascio la parola alla giornalista Sonia Polimeni, che modererà l'incontro.